Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Siamo a bordo di questa magnifica e confortevole Audi S4 che ci ha gentilmente prestato il cliente, sulla quale abbiamo attaccato l'aria condizionata, così riusciamo a fare quattro chiacchiere su uno degli argomenti che avevo promesso di sviluppare tempo addietro, cioè di fare un punto della situazione del tutto mio personale su quello che è lo status quo, lo stato dell'arte delle vetture elettriche, il futuro e un'opinione mia personale, se è un'idea giusta o sbagliata, visto che adesso si sta parlando, uno degli argomenti principali è quello appunto di parlare di questa tecnologia e di come sta cambiando tutto da un punto di vista diciamo soprattutto industriale, commerciale. Sembra che cambi tutto il mondo e tutto ruoti attorno al discorso delle macchine elettriche. Prima di arrivare a esprimere quelle che sono le mie opinioni, che alcuni avranno già più o meno visto in altri video e sono molto chiare, ma ci arriviamo dopo, io volevo fare un excursus su quello che è il ciclo di vita di come viene sviluppata una vettura elettrica. Una vettura elettrica, parliamo non delle mild hybrid, che sono una, passatemi il termine, una presa per il culo, perché sono delle macchine che hanno una batteria piccolissima, sono delle macchine assolutamente totalmente termiche, con l'ausilio di una piccola batteria, e questo escamotage è stato sviluppato a livello commerciale per vendere questo genere di macchine. Infatti fra un non tantissimo tempo le mild hybrid saranno messe fuori, cioè non si potranno più vendere mild hybrid, perché chiaramente hanno capito che non erano sostanzialmente delle termiche a tutti gli effetti, l'utilizzo della batteria era praticamente inesistente. Quindi parliamo delle plug-in o delle full electric. Allora, partiamo dal concetto in Italia, parliamo dell'Italia, perché quello che ci riguarda è il mercato italiano. Anzitutto a livello di che cos'è una batteria elettrica. Una batteria elettrica è un cassone di circa 500 kg, cioè su una Tesla modello base, full electric, la macchina ha un cassone di circa 500 kg, 500 kg sono mezza tonnellata, quello che era più o meno, poco meno del peso di una Panda prima serie, tanto giusto per inquadrare le due cose, piena di materiali rari. Materiali rari intendo il manganese, il litio e altri materiali di questo genere, che solo pochissimi paesi riescono a estrarre, a produrre e estrarre. Quindi questo che cosa significa? Che se io devo costruire una batteria di questo genere, oltretutto per spostarla ho bisogno di utilizzare una potenza che viceversa su una macchina termica non devo utilizzare, come se andassi in giro sempre con una suocera che pesa 150 kg, quattro bambini grassi e il baule pieno di roba da mangiare. La macchina chiaramente sforza molto di più. Il fatto che appunto sia necessario utilizzare questi materiali rari, come dicevo, vengono prodotti da pochissimi paesi, in particolare la Cina, la Russia, l'India e alcuni paesi africani, forse la parte dell'Ucraina dove stanno facendo adesso la guerra, quindi nel Donbass è una parte dove estraggono una parte di questi materiali. Quindi significa che tu dai in mano una tecnologia sostanzialmente a pochissimi paesi. In termini economici si crea un oligopolio, non è un monopolio, è un oligopolio, cioè è una concentrazione di potere su pochi soggetti, e questo, per chi ha studiato economia, è un male, perché dai un potere a pochi paesi che andranno a incidere su altri paesi che devono subire, basta che si mettano d'accordo questi 4-5 soggetti, e andranno a incidere e a dettare le loro leggi su tutti gli altri paesi che dovranno alle loro condizioni acquistare questo materiale. Questa è la prima cosa. La seconda è come vengono estratti questi materiali. Questi materiali, soprattutto il litio, il manganese, vengono estratti soprattutto in Africa, ma penso un po' dappertutto, anche in Cina, anche in Russia, con
delle tecniche, non dico primitive, però delle tecniche dove vengono utilizzati ancora, viene utilizzata una gran parte di manodopera sottopagata, sono dei lavori estremamente usuranti, gente che non viene pagata sufficientemente, pericolosissimo, appunto un tipo di lavoro estremamente pericoloso, quindi da un punto di vista, se vogliamo, prettamente umano, e non voglio fare sindacalista perché proprio ho una mentalità un filino diversa da questa cosa, però in questo caso mi sento di fare il più o meno il sindacalista, cioè andiamo a sfruttare quello che è la manodopera per l'interesse di pochi eletti, e questo secondo me è la seconda cosa che assolutamente non va bene. La terza cosa è quella di trasferire tutta la tecnologia, cioè chi costruisce questo genere di batterie, al di là del produrre o di estrarre i materiali che servono per produrre le batterie, c'è anche poi tutto il discorso di chi le produce, perché tu una volta che hai i montoni di litio, montoni di manganese, montoni di altri materiali rari, devi poi assemblare queste cose qui, e per il momento sono in programma degli sviluppi che però ci vorranno anni prima che vengano messi in pista anche in Italia. In Italia noi non abbiamo praticamente costruzione batterie, poco niente, hanno scoperto adesso forse nelle Marche o in Abruzzo mi sembra un piccolo giacimento di litio, ma stiamo parlando di una goccia in mezzo mare, cioè chi la fa da padrone sono appunto la Cina, la Russia, questi stati africani che hanno tutto, gli stati africani estraggono il materiale, poi chi produce le batterie, in maniera particolare l'India e la Cina. Quindi anche lì andiamo a creare un quasi monopolio, dando in mano un potere tecnologico di know-how a un numero ancora più limitato di paesi. Quindi anche questo è, ripeto, da un punto di vista economico e di logica mentale, un progetto molto pericoloso, cioè chi si è messo in testa di sviluppare questa idea del green, adesso non voglio arrivare a parlare di quella semi della Thunberg perché sono ancora buono, dovrebbe pensare ad altre cose, è giovane, pensi ad altre cose che ragazzine della sua età secondo me ci pensano e stanno molto meglio che non a rompere i coglioni a noi poveri cristi che dobbiamo lavorare. Fatto questo inciso, che scontenterà sicuramente i verdi che mi ascolteranno, come dicevo il discorso della produzione e dell'accorpamento di poteri su pochi paesi secondo me è un aspetto molto preoccupante, e fin lì il discorso di come viene prodotta questa batteria, che poi viene assemblata, e vabbè, la costruzione della macchina, la Tesla, adesso il gruppo Stellantis, qualunque azienda che produce auto ovviamente ha la sua linea di vetture full electric o plug-in, quindi la produzione della macchina la fa la casa costruttrice, il problema è che devono comprare le batterie, cioè tu fai la carrozzeria, il telaio, tutto quello che vuoi, ci devi cacciare dentro questo malloppazzo da 500 kg che devi comprare da pochi attori al mondo, che possono a un certo punto arrivare alla fine a ricattarti, anche dire la batteria sai che c'è, oggi costa 100, domani costa 150, dopodomani costa 1000, la vuoi? Sono, una volta che tu hai saturato il mondo di ste lavatrici con le ruote, sono loro che comandano. Quindi questo è già un aspetto sul quale fare determinate riflessioni. Veniamo poi a quello che è l'aspetto dell'utilizzo della macchina. Adesso c'è questo problema dove le macchine hanno determinate autonomie, cioè chi vi viene a vendere che una macchina, una Tesla, fa 800 km, sono un po' come i consumi dichiarati dalle case, sono dei dati assolutamente edulcorati, sono dati che non hanno attinenza con la realtà, prendete quel dato, dividetelo a metà e forse avete l'autonomia reale. Consideriamo anche il fatto che sono comunque soggette queste batterie a subire le differenze termiche, come le batterie dei telefonini. Provate a andare a sciare e tenervi il telefonino in tasca, non nella parte interna della giacca. Partite da casa col telefonino con il 100% di carica, dopo mezz'ora avete il telefonino col 50% di carica. E la stessa cosa funziona sulle batterie delle macchine. Non è che le batterie delle macchine sono schermate o sono fatte in maniera diversa, sono come le batterie al litio di qualunque telefono, solo che sono un pochino più grandi, un pochino più pesanti. È anche vero, e su quello
do atto che la tecnologia va avanti e che sicuramente nel giro di un certo numero di anni sicuramente arriveranno, così come ha fatto recentemente, arriveranno a sviluppare delle batterie magari più piccole, quindi per non caricare la massa della vettura con un peso così elevato e soprattutto con una durata e un'autonomia maggiore. Magari riusciranno a fare delle batterie che al posto che durare 400 km ne durano 600, 700, va benissimo. Ok, e fin lì sicuramente un punto a favore e non discutiamo su questa cosa qua. Quello che volevo appunto aggiungere è il ciclo di vita che poi a un certo punto si esaurirà, c'è una macchina elettrica che dura X anni, a un certo punto vuoi perché per vetustità, vuoi perché ha fatto un incidente, vuoi per qualunque tipo di motivo, a un certo punto, o vuoi perché senza rottamare la macchina, la batteria avrà un ciclo di vita che sarà inferiore a quello della macchina stessa, se si usura molto prima la batteria che non la carrozzeria. E lì viene il punto dolente, perché è vero che, come dicono alcuni, le batterie possono essere riciclate, ma questo è vero fino a un certo punto, perché la maggior parte dei componenti e se lo sviluppo e il numero delle batterie diventerà esponenziale, tu non puoi riciclare 35 milioni di batterie. In Italia girano mediamente 35 milioni di autovetture. Voi pensate fra qualche anno, dal 2035 in avanti, che ci siano 35 milioni di lavatrici sulle ruote, come le chiamo io, che girano per l'Italia. Ok, a un certo punto, dopo un certo numero di anni, avrete 35, non tutte insieme, ma 20 milioni di batterie da sostituire, a prescindere dal fatto che sostituire una batteria di una macchina elettrica costa di, vi conviene cambiare la macchina, oggi, domani forse meno, però oggi vi costa una pozzata di soldi. Il discorso è che alcune verranno riciclate, verranno sviluppati dei centri di recupero, di riciclo, queste cose qua, ma tante altre finiranno, non dico in fondo al mare, ma come succede adesso, se voi vi andate a documentare in maniera un pochino più precisa, finiscono in Nigeria, in Niger, in quei paesi poverissimi, dove, come tutte le sostanze pericolose, le batterie già oggi vengono spedite, a discapito, come sempre, di quei poveracci che abitano in questi paesi sottosviluppati e che arricchiranno quei pochissimi che gestiscono il potere, così come è sempre stato da millenni in questi paesi sottosviluppati. E questa è un'altra cosa che non va bene. Veniamo poi al discorso attuale mi ricollego al discorso dei 35 milioni di autoveicoli. Noi abitiamo a Milano. Milano dovrebbe essere, senza offendere nessuno, una delle città più evolute in Italia. Ce ne sono altre più piccole che funzionano ancora meglio. Milano non funziona benissimo, lo sapete benissimo, perché abbiamo un sindaco che è un povero semideficiente e questo purtroppo ne tarpa un po' le ali. Avessimo un sindaco un pochino più efficiente, Milano viaggerebbe al triplo della velocità. Chiuso questo inciso, abitando a Milano, io mi guardo attorno, abito in una zona abbastanza centrale, ho lo showroom in una zona centrale, l'officina a Segrate, vabbè, siamo un pochino più fuori, mi guardo attorno e sono già anni che ci sono le macchine elettriche. Faccio fatica, veramente fatica, a trovare una colonnina, una colonnina. Io ho controllato, io abito nella zona più verso Fiera, ho fatto un giro una sera col cane, mi sono andato a fare un giro, ho controllato le 4 o 5 vie laterali alla mia, dove a livello di macchine, cioè di proprietari di macchine, ci saranno migliaia di macchine, ho contato 4 colonnine. Quindi uno mi deve spiegare, magari anche il sindaco, se facesse accendesse il cervello e ci spiegasse, visto che lui è pro green, peggio della Thunberg, mi deve spiegare come, se già adesso c'è difficoltà a caricare quelle poche macchine che ci sono, cioè uno arriva, deve fare la ricarica che non dura 5 minuti, fare una ricarica di una full elettrica dura 40 minuti. Quindi cosa facciamo? Riempiamo Milano ogni 10 metri di una colonnina? Già questo
uno mi deve spiegare come facciamo ad alimentarle tutte queste macchine. C'è il problema di tutti quelli che hanno i box, che adesso chiaramente caricano in box le macchine, e sta venendo fuori un macello, una discussione con tutti i condomini, perché ovviamente tutti i box dovranno essere rivisti e ricalibrati con un contatore che adesso non serviva, perché bastava accendere la luce del box, consumava poco o niente, la pagava tutto il condominio, nessuno si lamentava. Tu adesso carica una Range Rover full elettrica nel box, sono 70-80 euro di carica, se non metti la colonnina la pagano tutti quelli del condominio, e a tanta gente dei condomini cominciano a girare i coglioni su questa cosa qua, quindi un altro aspetto negativo su questa cosa. L'ultimo aspetto, che secondo me proprio la dice, cioè chiude il discorso in maniera totalmente definitiva, è il discorso dell'energia. Cioè immaginiamoci sempre 35 milioni di vetture, non gireranno tutte assieme questo 35 milioni di vetture, ne girano 10 milioni, 7 milioni, quello che vuoi, in una giornata, non so quanti fra camion, autobus, e macchine, furgoni in Italia, non so questo dato, ma sono milioni di macchine che girano, che adesso girano col termico, vanno dal distributore, ce n'è uno ogni tot, non ho mai visto una zona disastrata se non magari in Barbagia forse o sul Monte Bianco, c'è un distributore ogni tot, non ho mai visto un utente che dice io non mi sono dovuto fermare perché sono qua a cercare il distributore. Col discorso delle colonnine è già un problema, ma col discorso di chi approvvigiona questa quantità di energia che servirà. Già oggi a Milano, quando fa caldo, la luce, io in showroom, ogni 2x3 mi salta il contatore perché c'è un sovraccarico di richiesta di energia, che ovviamente è data dal motore del condizionatore, che ovviamente crea un problema. Provate a immaginare se 10 milioni di autovetture diciamo ogni giorno, oltre a tutto quello che è la richiesta delle industrie, delle case, di qualunque altra cosa, deve andare a pescare l'approvvigio. Quindi già quello è un aspetto gravissimo, che io, secondo me, non, è irrisolvibile. Cioè, se qualcuno mi spiega come risolverlo, lo ascolto molto volentieri. E in più subentra il fatto che se tu adesso hai un costo a kilowattora, visto che fino a 6 mesi fa e ancora adesso ci hanno rotto le palle col discorso del costo dell'energia, tu prova ad andare a decuplicare, se non centuplicare, la necessità di energia. Con il costo dell'energia che abbiamo adesso, i prezzi non possono altro che aumentare, sempre senza aver fatto la bocconi. A maggior richiesta, i fornitori aumentano i prezzi. Questa è una legge di mercato semplice, banale, ma che è così, non ci sono santi. Se oggi il kilowattore costa un euro, quando ci saranno 10 milioni di autovetture che girano, costerà 10 euro. E già oggi, con il costo dell'energia che c'è, alimentare, fare una carica full charge di una macchina grossa, full elettrica, citavo appunto una Range Rover di quelle grosse, costa 75-80 euro. Chiaro, il pieno di benzina ne costa il doppio, ma non è che vado a spendere 5 euro contro 100, vado a spendere poco, grosso modo la metà, con la tendenza che diventerà, che questo gap si accorcerà sempre di più. Insomma, vi ho fatto questo pippone per farvi, spero di essere stato chiaro, avrò dimenticato alcune cose, tutto quello che è, ribadisco il concetto che per me è un'idea folle, assolutamente folle, detta, come ho detto altre volte, una stronzata galattica, proprio una stronzata che la dico proprio incidendo sulla S, sulla T e sulla Z, proprio una stronzata galattica dettata dai poteri forti, da gente che usa il culo al posto del cervello, se vogliamo metterla così. Oggi mi sento di dire le cose esattamente come le penso, perché evidentemente a questa gente qua non frega assolutamente niente di sviluppare un discorso logico, ma fregano solo i loro interessi. E qui parto dalla gente che decide a Bruxelles, la gente che ci ha gestito fino adesso, e la gente che diciamo i vari verdi, le varie personaggi che incidono su questo, che continuano a insistere su questo discorso. Se accendessero il cervello e facessero un percorso logico come quello che vi ho fatto dall'inizio alla fine, qualche bel buco c'è e qualche domanda potrebbe venire fuori.
per chiudere, in alternativa a questa cosa, dove io sono sicuro, ci posso giocare quello che volete, se qualcuno mi vuol chiamare, mettiamo sul piatto una certa cifra, da qui a 5 anni io scommetto che il discorso delle elettriche cadrà nell'oblio, per cui tutti quelli che hanno comprato le macchine elettriche verranno, fra virgolette, penalizzati. Quello che andrà viceversa sviluppato, che dovrebbe essere sviluppato, è un discorso di energia alternativa, per cui l'idrogeno, i carburanti alternative, e io continuo a insistere, il discorso del diesel. Oggi alcune case tipo la Mercedes hanno sviluppato dei motori diesel termici che hanno un bassissimo impatto di inquinamento, che fanno tranquillamente 25-28 km con un litro, e sono perfetti, cioè non vedo nessun motivo per non andare a sviluppare questa tecnologia, andare a migliorare una tecnologia che dura da 80 anni, che probabilmente era da migliorare, siamo arrivati al punto in cui bisogna migliorarla, chiaramente macchine che vanno in giro un diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 sono da prendere e da rottamare ovviamente, ma ci sono dei diesel perfettamente efficienti che con una tecnologia di sviluppo possono ancora esprimere perfettamente il loro essere. Sicuramente sono molto più logici che non questo discorso sulle macchine elettriche, che io trovo veramente imbarazzante. Se qualcuno ha da fare dei commenti o non è d'accordo con le mie, io sono libero a qualunque genere di opinione, basta che venga espressa in maniera civile, perché l'unica cosa che non tollero è la maleducazione nei commenti, me lo esprime tranquillamente, io sono liberissimo a parlare con chiunque che ha un'idea diametralmente opposta alla mia, basta che la discussione venga basata su dei dati di fatto, perché sulle le idee e sulle demagogie non viene mai costruito nulla. Mi spiace di aver allungato questo video, ma andava fatto perché tanti me l'hanno chiesto. Io sono sempre a disposizione, chiamatemi quando volete. Per il momento un saluto.